incredibilmente siamo sul traghetto. Adesso ce li hanno legati, e saliamo sul ponte superiore. Ce l'abbiamo fatta. E alla fine ecco il Marocco. Ce l'abbiamo fatta. Incredibile. Abbiamo sbrigato tutti i documenti, abbiamo fatto la SIM con 5 giga per 15 euro, assicurazione per le moto temporanee di 5 giorni per 50 euro, controllo alla dogana, credo visto, non ho capito bene, ma penso che ci abbiamo fatto una specie di visto, niente, abbiamo sbrigato tutto, adesso ci manca solo da macinare 600 km in 36 ore. È quasi fatto. Ci stiamo addentrando un po' nell'entroterra, ci mancano 480 km. Abbiamo fatto 3 km di strada bianca. Io ho perso lo scarico, ho perso il contachilometri, mi sta smontando tutto. Diciamo che siamo agli sgoccioli, eh. È abbastanza provato il mezzo, poveraccio. Michael ancora più del mezzo. Però ce la facciamo, dai, ce la facciamo. Piccolo appunto, qua sono dei matti guidando. Se loro devono sorpassare non gliene frega assolutamente nulla che stia arrivando qualcun altro nel senso opposto. Loro sorpassano. Hanno deciso così. Non gliene frega nulla. No, non ho parole. Abbiamo rischiato la morte una decina di volte già. Ce l'abbiamo fatta a tirarci fuori dalla strada. È stata un'esperienza soverchiante. È un delirio. Michael ha visto la morte in faccia 2-3 volte buona. Io svariate. È stata una cosa allucinante. Guidano senza sapere che cosa stanno facendo. Dai, ci mancano solo 400 km circa. Domani vediamo un po' di finirli. Ci siamo svegliati un pelino più tardi del previsto. Però ne avevamo bisogno. Eravamo troppo stanchi. Adesso partiamo, dobbiamo fare 384 km, non li abbiamo mai fatti in un giorno, quindi oggi speriamo che siamo abbastanza motivati. Speriamo vada tutto bene, dai. Proviamo tutto per tutto. Andiamo, facciamo una piccola pausa di metà viaggio di oggi. Ci mancano 100. Ci spogliamo un pochino, ci mettiamo crema solare perché ci ustioniamo malissimo e poi ripartiamo. Tentiamo di arrivare almeno per le 7 a Marrakesh, salvo imprevisti ovviamente. Abbiamo fatto l'ultimo pieno prima dell'arrivo, abbiamo riempito tanica, serbatoio, che i distributori stanno iniziando a diventare rari. Adesso ci avviamo, ultimi 150-160 km circa. Stiamo andando, dai, ce l'abbiamo quasi fatta. Ce l'abbiamo quasi fatta. Quasi. Mancano 50 km, adesso stiamo riposando un pochino. Stiamo facendo raffreddare un po' i mostri. Che hanno proprio un aspetto orribile ormai. Cioè proprio sono sceni, si sta spaccando tutto. Si stanno demolendo male. Non ci abbiamo creduto un attimo, ma ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile per arrivare. Io ho gli occhi in fiamme, questo sole mi ha ucciso. Sole e c'ho mezza Africa negli occhi. Col vento mi ha alzato, che alzava la polvere, mi li ha riempiti. E insetti, tanti. Adesso ci riavviamo e
andiamo a riposare soprattutto. Un ultimo brivido. Abbiamo finito la benzina. Adesso riforniamo e ripartiamo. Dai, ultimi 30 km. Incredibilmente ce l'abbiamo fatta. Non ci cadevo fino a che non ho girato l'angolo. C'ho gli occhi in fiamme, però è andato tutto bene.